Buongiorno, buon lunedì. Il mese di agosto sta per finire, questa è la nostra ultima settimana di trasmissione, ma noi non ci demoralizziamo, anzi andiamo alla grande con la ginnastica perché oggi faremo un allenamento molto molto vivace e interessante. Infatti oggi aumentiamo il ritmo qui alle Lune Fitness a Silvi Marina con un circuito funzionale insieme a Rolando Bernal. Buongiorno Rolando. Buongiorno Mila. Sei in compagnia di Angelo e di Lavinia che terranno questa lezione con te. Allora, che cos'è un circuito funzionale? Allora, è un allenamento funzionale, come il nome lo dice, è in funzione a migliorare le funzionalità che il corpo ha. Per chi lavora, per chi fa un determinato tipo di attività fisica, in genere per tutti. Quindi è poter potenziare le funzionalità di tutto il corpo attraverso di un circuito di esercizi che possono essere aerobici e anche anaerobici che devono a migliorare la nostra funzionalità corporea. Allora, lasciamo a te la parola. Grazie. E buon lavoro ragazzi. Ok, allora... Facciamo un circuito funzionale di 5 postazioni. La prima postazione è fare l'attività motoria e Lavinia va a iniziare a correre e va a controllare anche il rientro della sua corsa. Facciamo un esempio, Lavinia, corro e poi rientro piano piano, poi corro di nuovo, appena sento la tensione corro, rientro e così via mi fermo. Angelo andrà a fare le flessioni. Facciamo 1, 2, 3 flessioni, 2, 3 flessioni e così consecutivamente andremo a fare tutto un circuito funzionale. Quando loro sono arrivati al posto dove sono partiti, il circuito è finito. Poi il secondo, il terzo, il quarto giro cambierà in base alle difficoltà di ogni esercizio che si sta facendo. Ok, detto questo iniziamo il circuito. Ragazzi, mi raccomando, forza Angelo nella tua postazione. Ok, facciamo al mio via, via, vai, forza, rientra, ancora, bravissima, corre, muove le braccia, vai, corre, bravissima, rientra piano, brava, bravo Angelo, stop, cambio, cambiamo postazione e di qua ce ne andiamo dall'altra parte, aspettami qua. Ok, puoi scenderlo, ok, lei viene a fare le flessioni, Angelo pronto per le ginocchiate, via, 1, vai, cambio, 2, bravo, 3, bravissimo, cambio, 4, ancora, 5, ancora, 6, 7, 8, 9, 10, cambio. Adesso Angelo viene a fare i burpees, Lavinia a fare le ginocchiate, 3, 2, 1, via, vai, 1, cambio, bravissimo, vai con i burpees Angelo, butta le gambe all'indietro, bravissimo, appoggi il corpo, vai, bravo, appoggi il corpo a terra, bravissimo, sali, ecco, molto bene, bravo, 1, 2 e 3, cambio, vieni, vieni, vieni Angelo, 3, 2, 1, via, vai, estendi qua le punte dei piedi, estendi le punte dei piedi, alza, su, 1, 2, bravissimo Angelo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, cambio, vieni Lavinia, vieni Angelo, vieni Angelo, vieni. Vieni qua, mettiamo questo, pronti? 3, 2, 1, via, corri!
Controlla il rientro, bravissima, bravissima. Controlla il rientro, Angelo, corre, corre, tendi, vai, torna indietro, vai, corri avanti, corri avanti, corri avanti, torna indietro. Muove le braccia per correre, muove le braccia per correre. Torna indietro, ancora uno. Vai, forza. Due. Vai, Angelo. Tre, stop, cambio. Ovviamente questo è un circuito molto ridotto perché il circuito funzionale va da 30 secondi a 45 secondi per ogni postazione. Il praticante, se è un atleta, deve dare del 100% in più dalla propria capacità per poter potenziare il suo allenamento. E quindi va in base anche della propria capacità fisica. I ragazzi che magari non hanno un'esperienza approfondita comunque lo possono fare e via 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 vanno a potenziare la sua attività funzionale. È un allenamento soprattutto per i giovani, data l'intensità? Bueno, allora, per ad alto rendimento, per ragazzi che fanno alte prestazioni come atleti, come dicevo prima, sì, può essere anche indirizzato a persone che non fanno attività fisica. Ripeto, è in funzione, l'allenamento funzionale, la parola lo dice, è in funzione a il tipo di vita che ha una persona. Io lavoro, non ho tempo di andare in palestra, ma ho una volta a settimana che posso fare un allenamento funzionale ben fatto e sicuramente mi porterà dei benefici funzionali. Perché la gente che lavora in macchina, che lavora in ufficio, che è sempre seduto, ha alcune contrazioni nelle schiena, chi la casalinga che sta in casa e che si deve stendere per prendere qualcosa ha bisogno di una funzionalità corporea che gli permetta di poterlo fare senza rischiare uno strappo o sentirsi male. Grazie a Rolando, grazie a Lavinia ed Angelo e noi ci spostiamo dalla nostra dietista. A tra poco. E dopo l'allenamento funzionale in palestra, il forno Stella, dove impariamo quanto possano essere importanti per il nostro organismo le farine alternative. Buongiorno Marina Manieri. Buongiorno. Quali sono le farine alternative? Allora, per farina alternativa intendiamo tutte quelle farine che non sono le classiche di grano, nel senso possiamo avere farine alternative a base di altri cereali. Qui ci hanno messo gentilmente a disposizione della farina di farro, ma anche dei chicchi di avena da cui si può ricavare la farina di avena. Inoltre, oltre che dai cereali, la farina può essere ricavata anche dai legumi ed anche dai semi oleosi, per esempio esiste anche la farina di canapa. Quali sono le proprietà delle farine alternative? Allora, esse dipendono generalmente dal prodotto iniziale da cui sono ricavate. In linea di massima possiamo dire che esse non contengono tutte le proteine leggermente allergizzanti del grano. E poi ci sono quelle, per esempio, ad alto contenuto proteico, come quelle dei legumi, o anche quelle ad alto contenuto di grassi buoni, come quelle a base di semi. Chi dovrebbe scegliere di consumarle? Allora, sono indicate un po' per tutti, a meno di specifiche patologie. Io consiglio un consumo di cereali, legumi e semi comunque vario per tutte le persone, perché in tal modo noi possiamo evitare di assumere sempre lo stesso tipo di cereale e questo ci aiuta a evitare anche dei fenomeni di accumulo che possono dare origine a delle patologie di tipo allergico, allergizzante. I sapori come sono del pane o comunque dei prodotti a base di farine alternative? Si modificano un pochettino, per esempio alcuni parlano del pane di segale che vabbè, è molto conosciuto, insomma si trova spesso come un pane molto gustoso perché a molte persone piace. Ad esempio invece la farina di canapa, essendo ricca di questi grassi di tipo mono e polinsaturo, ha un gusto quasi che rimanda al pesce, quindi ad alcuni può non piacere. Allora, grazie alla dottoressa Marina Manieri, noi ringraziamo anche voi per l'ascolto, grazie al nostro tecnico Alberto Capo e grazie al Forno Stella che ci ha ospitati. Ci vediamo domani e buongiorno fitness.